Shishite Om Purnamada Purnamidam Purnar Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamidam. Sto entrando sempre di più all'interno, a conoscermi sempre di più, e la cosa meravigliosa è che portarlo anche al di fuori del contesto del centro studi, quindi nell'ambito lavorativo, nella famiglia, ma anche nella società, nella vita di tutti i giorni, è veramente una scoperta, perché vedi proprio il riscontro nelle persone che incontri e come ti guardano, e quindi è veramente una scoperta giorno per giorno, è una crescita giorno per giorno. E quindi posso solo che ringraziare chi mi ha introdotta, iniziato a questo percorso, e poi tutte le persone che ho trovato nel centro studi, perché venire qui, iscriversi qui e incontrare tutte queste belle anime è veramente una crescita infinita, cioè sempre un continuo crescere, e quindi grazie. Consiglio a tutti di venire a contatto con questa realtà, con queste persone, e penso che possano trovare, ognuno secondo le proprie propensioni e i propri interessi, qualche cosa in più per crescere, per fare un percorso di crescita nella propria vita. Cari amiche, cari amici, condivido con voi un amore per una letteratura speciale, e vi parlo delle Upanishad. Le Upanishad sono una raccolta di testi sacri redatti in lingua sanscrita. Le Upanishad hanno un'importanza immensa nella letteratura sacra di tutto il mondo, dell'umanità. E in India sono al fondamento di tutte le credenze, di tutte le religioni, di tutte le vie, di tutte le sampradaya. Il termine Upanishad è costituito di una radice sanscrita chad, che significa sedersi, con due prefissi: upa, che significa vicino, ni, che significa in basso, seduti ai piedi del maestro spirituale. Le Upanishad sono la componente metafisica dei Veda, poetica, mistica, esoterica dei Veda. 14 di esse sono dette Upanishad vediche, perché redatte, scritte nella lingua antica sanscrita detta vedico, la lingua vedica. Trattano i temi più fondamentali della vita, filosofia profonda, costitutiva di tutte le religioni. Un commentario, un commento, favorire un interesse allargato, favorire l'accesso a questo corpus della letteratura vedica, per trattare questa ricchezza, questo tesoro, questo patrimonio, questo straordinario sapere, che poi ritroveremo nei grandi classici dell'umanità. Sarà molto interessante vedere quali sono i passi che l'uomo ha fatto
nella storia del pensiero più profondo, le idee che hanno illuminato l'umanità, il sentiero all'umanità, le Upanishad, un bellissimo corpus letterario che rimarrà nel cuore, nella mente e nella vita di ognuno. Schopenhauer era innamorato delle Upanishad. Grandi pensatori europei hanno riconosciuto la grandezza delle Upanishad. A presto. Arrivederci. Ho deciso di partecipare a questo seminario per approfondire la mia conoscenza umana e spirituale. Devo dire che sono stata più che positivamente impressionata dall'organizzazione. È quasi perfetta, la gente è talmente accogliente e la struttura è bellissima. Allora l'organizzazione è talmente ha superato tutte le mie aspettative. Quasi mai ho lavorato in tanti multinazionali, ma questa è quasi ancora meglio. Oltretutto ho fatto tante amicizie e mi porto a casa veramente che voglio tornare al più presto possibile. Mi è piaciuto tantissimo. E no. Grazie a Dottor Ferini che me l'ha reso possibile, perché senza di lui e la sua scuola non avrei la possibilità di dire quello che dico ora. Purnamadaya Purnameva Vashishya.